E siamo giunti anche quest'anno all'ultimo dell'anno. Oggi siamo tutti pronti per salutare il vecchio anno, un po' più, diciamo, direi io, con più vivacità rispetto allo scorso anno, anche se questa pandemia non ancora, diciamo, viene del tutto debellata, ma piano piano i nostri passi li stiamo facendo e dobbiamo essere speranzosi. E quindi ci prepareremo a salutare il nuovo anno, il vecchio anno, ma ad accogliere il nuovo anno con tutte le perplessità e le difficoltà, ma anche con tutta la speranza che abbiamo dentro. E vedete che avere la speranza non vuol dire negare i problemi, negare la storia, far finta che tutto va bene, no, no, no. La vera speranza nasce proprio dalla coscienza di conoscere la realtà così com'è. E noi abbiamo una realtà oggi molto, molto, molto difficile. Recentemente ho visto delle immagini a dir poco disumane. Ho visto un uomo tagliare letteralmente la gola ad un altro uomo in un campo della Libia. Questo uomo aveva l'unica colpa di voler andare via, di voler cercare una vita, perché dove viveva non era vita. E io mi sono convinto, ahimè, che purtroppo la cattiveria dell'uomo c'è. Certo, Dio non ci ha fatto cattivi, siamo noi che scegliamo di essere cattivi. E mi sono chiesto, in questo contesto, come organizzare la speranza. E sono stato proprio male dentro per diverso tempo. Sapete che mi ha dato la speranza? Vedere gente totalmente estranea a quelle persone darsi da fare per aiutare, per salvare, per consolare queste persone che vengono trattate da bestie, per aiutare a dare speranza a chi non ha speranza. E voglio chiudere con una piccola affermazione che Papa Francesco fece nel suo messaggio Urbi et Orbi nel Natale, il giorno di Natale del 2017. Un augurio inquieto ma reale. Oggi, dice Papa Francesco, mentre sul mondo soffiano venti di guerra, e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale, il Natale ci richiama al segno del bambino e a riconoscerlo nei volti dei bambini, specialmente di quelli per i quali, come per Gesù, non c'è posto nell'alloggio. Vedete come Natale è solo autentico quando non solo c'è Gesù, ma quando è incarnato nella storia, non di ieri, ma nella storia di oggi. Perché Gesù nasce oggi, in questi giorni, nonostante tutto. Allora, buona fine anno a tutti e ci vediamo domani per il nuovo anno. Ciao a tutti!